Seguire la Sampdoria su Twitter è molto facile, basta iscriversi al social network in poche semplici mosse. Per prima cosa è necessario seguire le istruzioni per aprire un proprio account, inserendo i propri dati e scegliendo un personale nickname. A questo punto vi vengono suggeriti degli account, tra i quali scegliere chi seguire. Se seguirete un profilo, sulla vostra home appariranno tutti i suoi tweet, cioè i messaggi di questa persona. Dopo i primi passaggi, la vostra home si presenterà così. A questo punto starà a voi scegliere un'immagine del profilo, uno sfondo e una foto copertina per il vostro profilo. Se volete scrivere un semplice tweet, basta digitare nella casella sulla vostra sinistra e dare l'invio. Andando a cercare @Sampdoria, troverete tutte le foto, le news e i contenuti esclusivi del mondo blu cerchiato. Mentre se volete mandare il vostro messaggio alla vostra squadra del cuore, serve citare @Sampdoria. In questo modo il vostro tweet arriverà a destinazione. Se volete far sapere qualcosa a tutti i vostri amici, basta retweetare la notizia che vi interessa. Questa azione permetterà a tutti i vostri followers di avere sulla propria home quello che piace a voi. Se poi c'è un tweet che vorreste conservare, come questo video, inserendolo tra i preferiti, il gioco sarà fatto. Spesso su Twitter si sente parlare di hashtag, cioè delle parole o dei motti utilizzati per etichettare i messaggi. Queste parole chiave sono anticipate dal cancelletto. Nel nostro caso, l'hashtag ufficiale dei colori blu cerchiati è solo la Sampdoria. C'è tutto un mondo dietro a UC Sampdoria.